è arrivato il momento di spoilerare finalmente la bici che sto provando. Eccola. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E oggi, come potete vedere da subito dalla prima inquadratura, decisamente diverso dal solito, perché sto usando una bici che però per ora non vi faccio vedere, la farò vedere dopo. Vi dico solo che questi due giorni, sabato e domenica, farò un test con questa bici per capire se è il caso che io cambi un attimo tipologia di attività, diciamo, quindi abbandonare quello che è il cross country puro per passare a qualcosa di un po' più misto, un po' più divertente. Vediamo di fare un po' i sentieri che sono abituato a fare, vediamo se cambia qualcosa a livello di sensazioni. Quindi direi che ci vediamo dopo. Ciao. Il primo test che voglio fare è la scorrevolezza in pianura su sottolato, tipo così, questo fondo qui. Quindi vediamo come si comporta. Proviamo a spingere un po'. Allora, la ruota da 27,5 si sente, nel senso che è molto più piantata sulla pianura, quindi da spingere diventa un po' più dura. Più che altro mantenere la velocità, perché abituato con una 29, una volta che prendi il ritmo, la velocità, devi solo tenerla lì, diciamo. Invece così sento proprio che mi piomba giù. Adesso sto facendo una salitella per andare a prendere una discesetta qua, che faccio spesso, così vediamo le sensazioni. Voto in pianura 6, perché non è proprio così conciata, però si sente che non è la cosa più scorrevole del mondo. Eccoci, allora, secondo test che voglio fare è su una discesa abbastanza veloce ma scorrevole, quindi senza ostacoli importanti, diciamo. Ammo sbloccati e vediamo. Rapporto per pedalare, ce l'abbiamo. Giù. Qui devo addirittura pedalare, però ok, allora devo essere sincero, non è che vedo questa grandissima differenza con la mia front, è logico, la mia la sento molto più rigida, e questa che non so se ho ottenuto sta grandissima velocità, vedremo dopo. Il voto per questa discesina scorrevole è 7. Adesso iniziamo il test più problematico, diciamo, perché farò una bella salita di quasi 2 km sterrata e vediamo, con pendenze anche al 15-17, vediamo come andiamo.
per affrontare la salita, però chiudo l'ammo. E vediamo. Allora, quasi finita la salita, ho appena superato il pezzo più duro e devo dire che è abbastanza dura. Devo spingere molto di più sui pedali rispetto alla mia cross country. Ciao. Ciao. Due che termina la finanza ti azzecca. Voto in salita 6, non di più. È dura. Giorno di stella e via. Molto precisa nella curva. Salita tecnica. Vediamo. Sente il peso, però è normale. È arrivato il momento di spoilerare finalmente la bici che sto provando. Eccola, Focus Gem, 140 anteriore, 130 posteriore, con blocco direttamente alla forcella da una parte e dall'altra, telaio carbon e carro dietro in alluminio, taglia L. Devo dire che non è che pesa chissà quanto, perché siamo intorno ai 13,8-14 kg. Adesso ho provato questo pezzo di discesa, si andava da Dio. Nei pezzi di ripartenza in salita si fa un po' più fatica a rilanciarla, proprio perché le ruote sono da 27,5. Montata XT dietro e SLX davanti. Adesso vi faccio vedere. E niente, adesso continuo il mio giro, così vediamo un po' come si comporta. Ed eccoci al test principe della giornata di oggi, ovvero la discesa di Firtori. Vediamo un po'.
sporco, sporco. Albero. Oh. Ah, bello perché qua in pendenza. Grazie al reggisella qua. Allora la bici ve la faccio vedere ancora una volta, eccola qua, qui con il reggisella abbassato e niente, quindi questo test finisce qua, adesso prendo la strada e torno a casa. Devo dire che mi è piaciuta, è molto divertente anche in discesa, l'unica cosa che non mi convince è la forca così lunga, quindi da 140, che secondo me è un pelino troppo per la mia, per quello che faccio io. Anche perché ne ho usato, mancherà 4 cm, quindi non ho neanche tirata tutta, forse anche troppo gonfia. E le ruote da 27,5 mi piacciono in discesa, ma effettivamente in pianura in salita sento tanto lo stacco, la differenza con la mia. Però devo dire che mi è decisamente piaciuta. Quindi dalla Focus Sam e da me è tutto, io vi ringrazio per aver visto il video, se vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi sotto al canale e ci vediamo alla prossima. Magari riesco a fare un altro giro prima della fine del weekend, chi lo sa, lo scoprirete solo rimanendo collegati al canale. Ciao!